Mai vista tanta processionaria. Qui sotto ci sarà qualche serial killer che mi aspetta. Buongiorno a tutti. Ore 6:24. Mentre la mia famiglia dorme, io provo a raggiungere la vetta del Monte Volpi in Testa, 1723 metri. Sì, lo so, il mio nuovo zainetto sexy. Ho lasciato a casa quello mio. Vabbè, ho capito, però. Sto pensando di poter fare questa uscita improvvisata. Il sole è già bello alto, inizia a fare già caldo. Andiamo. Via. E siamo partiti. Ho quasi 3 ore di tempo per cercare di arrivare in vetta. Ieri ho visto un attimo sulla mappa, sono circa 7 km e mezzo andata e 7 ritorno, 15 km. Vediamo se riesco a farli in meno di 3 ore. È ambizioso come obiettivo, però essendo il dislivello non tantissimo, spero. Vediamo un attimo se si può fare. L'unica mia preoccupazione ora è la GoPro. Speriamo non rompa le scatole. Alla fine ho deciso di continuare ad usare questa finché poi non trovo un'offerta e cambio con la 9. Sì, perché come forse vi ho accennato, io i miei video li uso principalmente come ricordo. Per me e per chi sta e per chi esce con me. Poi magari se qualcun altro vuol vedere il video ci mancherebbe. Però principalmente sono un ricordo. Non ho fatto colazione, ora che ci sto pensando, per la fretta non ho fatto colazione. Oh, vedo della segnaletica. Eccoci qui, Monte Volpi in Testa. Noi siamo qui. Mai vista tanta processionaria. Qui invece gli animali, devi stare attento alla processionaria. Iniziamo con la salita? Sembrava strano. Arrivati a Serra Le Differenze, 1501. Continuo a seguire l'anello Aria Macina, di là. Eccoci giunti a un altro bivio. Vediamo, vediamo. Oh, Monte Volpi in Testa, finalmente.
siamo al varco Le Differenze e i primi 3 km sono fatti in 40 minuti. Me la sto prendendo con calma perché sto facendo riprese a go-go. Mancava un'oretta alla vetta. Vediamo di aumentare il passo perché poi bisogna tornare per fare colazione. Percorso segnatissimo, tranquillissimo, salita graduale, meglio così. Per ora tutto ok. 50 minuti, via, via, via. E con solo un litro d'acqua, due crostatine, il nostro eroe sfidò monte Volpi in testa. Ce la farà? Non ce la farà, non ce la farà. Bivio Cozzolillo, punto panoramico. Purtroppo è tardi, altrimenti ci avrei fatto una visitina, magari domani. Ok, Volpi in testa di qui. Dieci minuti, su, su. Che bello, però, eh? E come dice il mitico Nazario, te pozzano. Ultimi 10 minuti. Sono quelli più rompi scatole. Ah, ok, sono arrivato. Ebbene, siamo giunti al punto panoramico, credo sia la vetta del monte Volpi in testa. È stata una bellissima camminata, 5 km e 390 metri in 1 ora e 15, tolte le pause. Ora mi godo un po' il panorama, 10 minuti di riposo, mangio una crostatina giusto per mettere qualcosa nello stomaco e poi si torna all'agriturismo e si fa colazione. Breve sosta, peccato perché il punto merita. Ci sarebbe stato un bel caffè fatto con la moca, l'ho dimenticato a casa. Ora torniamo spediti a fare colazione perché la crostatina mi ha aperto lo stomaco in una maniera incredibile. Thank you.
trattenuto un po' perché ho incontrato una guida turistica, Maria, molto competente. Mi ha spiegato un po' di posti da vedere, anche con la bambina. Speriamo di non aver saltato la colazione. Sto morendo di fame, c'ho fame. Insomma, la mia dose giornaliera di avventura è stata soddisfatta. A domani. Buongiorno a tutti. Oggi si va a Cozzo Lillo, con laghetto e un punto panoramico. In marcia, anche perché sono già le 6:25. La strada è più o meno la stessa, quindi cercherò di fare riprese diverse per quanto mi è possibile. Il sole è già bello alto e l'aria è fresca, si sta molto bene. Attenzione, attenzione alle zanzare. Ieri mi hanno distrutto, mi hanno mangiato. Oggi mi sono autanizzato tutto quanto. Dovrei essere immune, speriamo. Pronti? Qui dovrebbe esserci il laghetto che volevo vedere. Cioè, si vedono le rane, eccole. Forse questa una volta arrivava lì l'acqua. E col tempo si sta prosciugando. Andiamo perché il tempo è tiranno. E devo tornare prima che la moglie e la bambina si sveglino. Questo è il viale delle pigne, che devi stare attento, sennò plani, fai pigna planning. Lì sotto ci sarà qualche serial killer che mi aspetta. Ho questa sensazione ogni volta che passo in questi posti così tetri. Non so perché la mia mente inizia a... Va bene. Allora, eccoci al bivio. Eccolo qui, bivio Cozzo Lillo. 40 minuti. Di là. Qui cadono favi. Non è il primo che incontro. Rispetto a ieri ne sono caduti un bel po'. Bisogna essere molto attenti. Signori, signori, guardate il mio primo cinghiale. Signori, signori, guardate il mio primo cinghiale. Non avevo mai visto un cinghiale in natura. Bellissimo. Dovremmo essere arrivati, perché mi ricordo che questo era il punto panoramico e più avanti dovrebbe esserci
un cartello. Senza attendere il cartello, andiamo a vedere. Ecco il laghetto. Arrivo. E qui vicino, è perfetto, eccoci qua. Quello è il cartello di cui parlavo prima. Quello dovrebbe essere il laghetto di cui mi parlava Maria. Ora andiamo a vederlo. Mentre ci allontaniamo, anche le rane ci salutano. Ora torniamo all'agriturismo. Credo che si stiano svegliando. Sono le 9:20. Mi sono rilassato più del previsto. Lì ci sono dei cinghiali, eccoli qua. Li vedete? Stanno mangiando. Oggi deve essere il mio giorno fortunato. Due incontri. Wow. Bene. Oggi rispetto a ieri il percorso era molto più tranquillo. Forse perché già lo conoscevo. Fatto sta che anche oggi ho avuto la mia dose di relax. Mi sa che questa è l'ultima, perché domani si parte. Chissà perché il ritorno è sempre più breve dell'andata. Non riesco a capirlo questa cosa. Comunque, mentre torniamo, ne approfitto per ringraziarvi di aver visto il video. E come al solito, giù nell'info box troverete i percorsi in formato GPX, quindi visualizzabili con ViewRanger, Wikiloc e simili. Mettete un like al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto,
condividete, in questo modo mi aiutate a crescere. E ci vediamo alla prossima avventura, perché non so dove andrò, ma ci andrò. Ciao ciao!